Pasquali, Bon Giovanni, Sacchetti, Melloni. Pasquali a vuoto, andiamo sul 3 dove c'è Tantini. Tantini ne fa 10, andiamo sull'1 dove boccia Bascio. Bascio ne fa 10 pure lui e quindi sul 2 per vedere la giocata di Nicolas Melloni. Spinto su, pallino di Bon Giovanni riflette sul da farsi, andiamo a vedere Tantini. Tantini, tagliata. Andiamo a vedere Bascio. Bascio non prende il punto e perde un'ulteriore biglia di vantaggio, avendo lui bocciato da Chito, e adesso con l'errore. Sul 2 Pasquale sembra pronto ad eseguire il tiro. Sembra che abbia preso il punto, Sacchetti va a vedere. E invece l'ha preso e quindi gioca Sacchetti la terza di mano. Prende il punto e quindi ultima per Bon Giovanni. Giovanni controlla, andiamo sul 3 dove Tantini ne ha già giocate tutte e quattro e mi sembra, sì, ne ha ancora due, Rimondini. Rimondini va per di misura. E adesso tenterà il realizzo con la biglia che ha dell'avversario che c'è nel quadrante superiore. Perché si fosse messa in visione ultimamente, diretta dalla Persicetana, lo semifinale Budrio contro Magic Blue Bar. Abbiamo visto Rimondini, quindi va alla bocciata, il punteggio è 10 a 4 per Tantini in virtù della prima bocciata. Al biliardo 2, alla bocciata ci va invece Nicolas Melloni. Ne fa 2 e si portano a 6 sul biliardo 1 Rubini.
quindi sbaglia la bocciata, ma con rimpallo sembrava quasi riuscire a fare, poi dopo un ulteriore rimpallo ha fermato il pallino e spostato la bianca nel quadrante inferiore. Intanto contemporaneamente Rubini ha bocciato anche Rimondini, ne ha fatti 4, si è portato a 8, a 10 tantini, mentre invece su questo biliardo siamo 10 a 6 per Basciu, che adesso tocca pallino quel tanto che basta per andare a sponda sia col pallino che con la biglia. Buona la giocata di Max. Vediamo Christian. Si mette di fianco a pallino un po' staccato da sponda. Il calcio di Bongiovanni sul biliardo numero 2. Ne fa 11. Bello il tiro di, vediamo se riusciamo a rivedere la parte finale, eccola qui, il replay 11 di calcio, torniamo in diretta, è sempre sul biliardo numero 2, sull'1 e sul 3. Ma Rimondini sul 3, ha già giocato 2B, gioca la terza, l'avversario ha il vantaggio di biglia, però Rubini, Rimondini porta via la biglia bianca dal castello. Vediamo Basciu, che anche lui ha la terza biglia da giocare, l'avversario ne ha giocate soltanto 2, prende il punto, quindi adesso Rubini. Vediamo. Rubini riflette, noi andiamo da Rimondini che gioca l'ultima. Gioca l'ultima e prende il punto. Però credo che la sua biglia è rimasta su, quindi una biglia, 2 punti per Tantini e va sul 12. 12 pari sul biliardo 3, la bocciata ci va Tantini, però prima guardiamo il calcio di Basciu, che tocca appena pallino ma non conclude. Tantini pronto e quindi perché no, vediamoci la bocciata. Tantini ne fa altri 8, si porta a 20, 20 a 12. Bravo Piero! Dai Pirone, dai! Vediamo intanto Pasquali sul 2. Che ha un punto non semplice, è la terza biglia di mano, gli avversari ne hanno già giocate 3, quindi ha il vantaggio di biglia, deve andare, la direzione sembrerebbe buona, la forza anche, quindi punto preso, Luca. Però adesso è tutto pari, nel senso che ci si può anche tirare da sotto magari, oppure fare lo stesso tiro che ha fatto lui, vediamo Sacchetti. Il capitano che questa sera è ritornato in pedana. Sacchetti va, alza il braccio, vediamo l'effetto. Tagliata poco, punto rimane, quindi alla bocciata andrà Pasquali, anche perché hanno ancora una biglia in mano. Rubini sul biliardo 1 per la bocciata. Siamo 10 a 6 per Basciu. A vuoto. Anche intanto sul 3 c'è una situazione un po' delicata per Tantini, che gioca la quarta, l'avversario ne ha giocata una solo. Vediamo Tantini.
punto lo prende, ma adesso Rimondini ne ha tre in mano. Però c'è una bella giocata da vedere di Bongiovanni sul 2. Potrebbero essere anche 10, ma non so, tanto Rimondini ha tentato di aprire, ma a quanto pare ha portato via tre biglie, ma una è rimasta attaccata a pallino. Sull'1, Bascio, si brocca a risalire. Tocca molto presto la sponda, il punto rimane di nuovo Rimondini che apre, stavolta un po' di più. Direi che a occhio intanto l'arbitro sta misurando, sono 10 di colore, quindi col punteggio di 23-6 alla bocciata ci va Pasquali. Intanto vediamo però prima la giocata di Rimondini, forse facciamo in tempo a vederle entrambe, non va che a 4 e basta, quindi tanto vale vederci la bocciata. La bocciata, ne frutta 2, poi vediamo se frutta anche qualcos'altro. Sì, altri 10 si portano a 33, scatto in avanti notevole della coppia del Budrio. Sull'1 il Rubini sbaglia il tiro, stringe troppo, quindi non riesce ad andare sul pallino. Ripeterà lo stesso tiro, però c'è Rimondini che boccia. Vediamo la bocciata di Rimondini, prende l'impallo, ne beve 4. Quindi il punteggio è 27-24 per Rimondini. Nel biliardo 2 invece facciamo una panoramica dei punteggi. Nel biliardo 2 il punteggio è 33-6 per la coppia del Budrio, Pasquali Bongiovanni nei confronti di Sacchetti e Melloni. Nel biliardo 1 il punteggio è 12-10 per Bascio del Magic nei confronti di Rubini Cristian. Rimondini porta il pallino nel quadrante inferiore, perché però il tiro è molto forte, il punto non lo fa, gioca la terza adesso, l'avversario ne ha giocata una sola. Bascio sul biliardo 1 per la bocciata, sul 12-10 per lui. Fa altri 2 e diventano 14. Vediamo sul 2 Melloni che si mette davanti a pallino con la sua biglia. Voleva chiudere forse il calcio, magari ci è riuscito. Vediamo Bongiovanni. Bascio va di precisione con spinta sulla biglia, pallino spinge via la biglia bianca e fa il punto. Vediamo adesso Rubini, un po' scarsa ma non tagliata come avrebbe voluto lui magari, però il punto lo fa lo stesso. Adesso Bascio ha il gioco a favore perché con la sua biglia rossa sotto e il pallino libero. Il punto lo fa. Il
riflette Rubini sul 3, Rimondini gioca l'ultima, quasi pronto per giocarla. Momento di relax. Tantini gioca l'ultima, gioca per farne 4, ma credo che siano sono 2 alla fine. Sul 2 boccia Melloni, sul 33-8 per gli avversari. Melloni ne fa 4, si portano a 12. Andiamo sul 3 dove boccia Tantini sul 34-27 nei confronti di Rimondini. Tantini va 36, sull'1 va la bocciata Basciu, sul 16-10 per lui nei confronti di Rubini, e quindi vediamo. Basciu ne fa 8, si porta 24. Rubini di 2 sponde interne, più una a risalire. Va direttamente sotto al pallino. Andiamo Basciu. Tocca la sua in alto e commette un errore, beve 6, avversario da 10 va a 16. Adesso va di 2 sponde esterne di striscio, forse Chetti si mette il punto di fianco a pallino, il punteggio è 33-12 per gli avversari che hanno avuto una partenza importante. Va con un po' di spinta, prende non bene e il punto rimane bianco. Rubini anche lui sbaglia il tiro, adesso ne ha altre 2 in mano, però il colore sembra essere complicato da fare. Sul 2 va la bocciata Pasquali. A vuoto Pasquali. Andiamo sull'1 Rubini, che ha 2 biglie a disposizione, deve spostarla via la rossa per farne. Secondo me ci siamo quasi, 6 sicuri, voglio dire, per la decima c'è.
26-24 per Rubini che va alla bocciata, quindi recupera con il 6 che ha bevuto Bascio e il 10 di colore. Vediamo Rubini alla bocciata. Rubini ne fa 2, va 18. No, della verità va 28. Andiamo sul 3 dove alla bocciata ci va Rimondini, sul 36-29. Non ha sfruttato l'occasione delle tre biglie contro zero. Rimondini alla bocciata. Rimondini ne fa 6 e va a 35. 35 a 36. Andiamo sull'1. Rubini è pronto alla giocata, quasi pronto. Eccolo qua, Rubini. Due sponde esterne, sembrerebbe essere corta la biglia, la direzione poteva essere quella giusta, ma la forza è poca e infatti deve tornare, deve rifare il tiro, deve fare un altro tiro e giocare la terza biglia di mano. Di nuovo due sponde esterne. Non so se stavolta il punto l'ha fatto, noi comunque andiamo a vedere Tantini e Rimondini. Due sponde interne con più una di salire per catturare pallino. Si mette proprio bene sotto pallino, bel tiro di Tantini. Adesso tocca a Rimondini e alza il braccio. Bel tiro di Rimondini, rivediamolo. Vediamo il replay. Torniamo in diretta. E vediamo che Tantini studia la situazione. Andiamo sul 2 dove Bongiovanni gioca l'ultima biglia di mano, poi ne avrà una Sacchetti. Tantini sul 3 è pronto. Andiamo a vedere, tiro a portare via una biglia. Buona anche questa per la par condicio. Rivediamo anche il tiro di Tantini, vedete, sue sponde interne, la terza, poi risale, cava la bolla, la biglia rossa e si mette a punto. Torniamo in diretta e Rimondini che gioca. Un'altra bella biglia anche di Rimondini, però un po' corta questa volta. Sul 2 boccia Melloni, sul 39-14, Nicolas alla bocciata. Alla bocciata, ma per bocciare occorre mettere il pallino oltre la riga di mezzeria, cosa che Nicolas non ha fatto. Andiamo sull'1, dove Bascio fa il calcio, non fortunato, ne fa 3, rivediamolo. Bascio calcio, era con la forza giusta, un pizzico di sfortuna, passa in mezzo, ne fa soltanto 3. 29-28, torniamo in diretta alla bocciata Bascio.
29-28 per Pasciu. Nulla di fatto questa volta, vediamo Tantini. ...41-35 per lui. Mezzo secco, non fortunato. Alessandro! Volete tanto! Siamo in diretta dalla Bocciofi del Persicetana per la semifinale della, la seconda semifinale della provincia della squadra Master. Abbiamo visto adesso Rimondini mettere un'ottima biglia. Vediamo la risposta di Tantini. 41-35 per Tantini il punteggio. Tantini prende il punto. Vediamo ora la risposta di Rimondini. Sul 2 c'è Sacchetti che gioca la terza biglia di questa mano. Sul biliardo 1 il punto è rosso e quindi gioca Rubini. Noi andiamo a vedere, fa un tiro inverso, sponda lunga, sponda corta, tiro che utilizza spesso. Rubini, punto fatto. In realtà siamo sul 3, quindi chiedo scusa, ma è Rimondini che non fa il punto e gioca la terza di mano. Una sola ne ha giocato l'avversario, due ne ha giocato l'avversario che ha bocciato. È passata anche in mezzo, tra l'altro. Rimondini, stavolta il punto lo prende. Basciu sul 2. Due sponde esterne di misura, vediamo se stavolta sì, prende il punto. Bel tiro di Basciu, merita di essere rivisto. Vedete la biglia, un po' di confusione. Sul 2 Pasquali va di spinta, spinge via la biglia rossa e ne fa probabilmente 4 sicuro Rimondini. Prende il punto, andiamo a vedere Rubini che fa altrettanto, ma ha giocato l'ultima di mano. Adesso Basciu ce n'ha ancora una. Il più pronto è Rimondini, quindi risponde esterne per farne 6 probabilmente. Va a 41 e va alla bocciata. Bello, Rimondini alla bocciata. Sul biliardo 3 punteggio 51-41 per il suo avversario Tantini. Rimondini pronto, poi Basciu. Rimondini ne fa 2. Diamo Basciu. Basciu ne fa 4. Si porta a 37-32 il suo avversario Rubini. Prima tornata della semifinale, come vedete in sovrimpressione, semifinale master provinciale
prima tornata. Tanto sull'uno Bascio va per fare un tiro d'effetto. Bello il tiro di Bascio. Riprendiamo. Tiro d'effetto molto bello. Via la bianca sotto la rossa. Molto molto bene, torniamo in diretta. Torniamo su biliardo 2 però, dove alla bocciata ci va Pasquali sul punteggio di 45-14. Pasquali prende l'impallo e ne beve 4 più 4, andato vicino a prenderne 4, quindi 45-18. Andiamo sul 2, sull'1 dove c'è Bascio che va con la terza biglia di mano. E prende il punto. Rubini riflette un attimo. Dai Nick, dai! Dai Nick. Forza Nick, forza! Rubini, due sponde esterne per andare sulla rossa, probabilmente per fare il punto deve togliere la rossa, tocca pallino, rischia, tira, fa molto bene il tiro. Sul 2 Bongiovanni per il punto, un punto non stretto, quindi facile da prendere. Compito riuscito. Si mette di fianco a pallino adesso o Nicolas Meloni o Piero Sacchetti dovranno effettuare un tiro simile per prendere biglia a pallino, però sull'uno c'è Bascio che è già pronto per la sua ultima biglia, va con un po' di spinta, forse un po' troppa, ma pronto lo prende. Adesso tocca a Rubini dargli in mezzo, non sarà semplicissimo. Vediamo che Rubini va al tiro di due sponde, se tocca appena bene, altrimenti punto rimane rosso. Alla bocciata ci va, e questo è un errore, insomma, da un puntista come lui ci si aspettava qualcosa di più. Alla bocciata ci va, credo, Rimondini sul 3, sul 2 Bascio, quindi Rimondini ne mette 2 in più, 45-51, ne ha fatto una biglia, due punti. Bascio è pronto anche Rimondini, vediamo, tolta, ci fermiamo qui. Vediamo che Bascio, vediamo, forse soltanto due, quindi facciamo in tempo a vedere anche quella di Rimondini, 51-45 per il suo avversario, prende l'impallo, niente di fatto, quindi Tantini tra dietro a pallino. Sacchetti su 2 e sta corto di tanto. Sul 3 Rimondini al calcio a pallino, probabilmente la
Dai, Piero. Tantini. Tino prende il punto, c'ha la biglia di vantaggio. Bongiovanni sul 2 per un punto non impossibile, anzi. Alla bocciata Pasquali sul punteggio di 49 a 18. Però nel frattempo Tantini ha preso il punto e quindi Rimondini risponde con la sua biglia e prende il punto a sua volta. Pasquali è pronto per la bocciata. Sì. Pallino è buono, quindi si può bocciare. Bravo il figlio dell'Aquila. Dell'Aquila. Pasquali ne fa 8 e qui la fantasia dei tifosi si scatena, 57 a 18. Rimondini ha una biglia non semplice, ma la stessa cosa è per Bascio, però vediamo. Intanto il punto preso da Melloni. Sembra pronto Bascio, andiamo a tre biglie bianche intorno a Pallino, deve per forza andare lì per rompere un po', per cancellare il progetto del suo avversario, che invece non viene cancellato, quantomeno sembrano due sicuramente bianchi, la terza non lo so. Non è probabilmente bianco la terza biglia, infatti guarda di tentare un realizzo. Allora andiamo da Tantini. A proposito di tentare, visto che c'ha il punto con l'ultima biglia da prendere, aveva tirato di prima, l'ha preso di seconda, ma dicono che quando si viene dalla parte giusta tutto è buono. Andiamo sull'uno dove Rubini tenta il realizzo, non gli riesce, magari riesce a vendere il punto. È riuscito a vendere il punto, non era semplice. 45 a 32 per Bascio. Questi sono errori che a questi livelli si pagano. Andiamo sul 3 dove Tantini è pronto per la sua bocciata. 53, ne vedo segnati, non so se ha segnato anche due di colore oppure no, però vediamo la bocciata. Due sono due, due, quattro, Bascio sull'1, 45-32 in virtù di un regalo di Rubini non indifferente. È chiaro che quando regali poi, vabbè, 4, 49 a 32, sul 2 c'è Bongiovanni che dovrebbe essere pronto per la giocata, noi andiamo a vedere, deve giocare la terza di mano, gli avversari ne hanno giocate due, quindi hanno il vantaggio di biglia, però il punteggio è 57-18 ed è impietosamente a favore della coppia di Budrio. Vediamo Sacchetti prende il punto, poi Bascio che ha un punto stretto da prendere. Bel punto di Bascio, vediamolo di nuovo.
veramente bello il punto, siamo tornati in diretta dove Tantini serva, perché se non vedo male dovrebbe giocare la quarta e Rimondini dovrebbe giocare la quarta e Tantini ne ha ancora due in mano. Rimondini prende il punto, adesso due biglie in mano al suo avversario, ma a 59 va alla bocciata Pasquali. Prende il rimpallo, se a forza rischia di bere, ma la forza non ce l'ha, sull'uno Rubini, terza biglia di mano, sembrerebbe essere lenta, è lenta e quindi gioca l'ultima. Di nuovo Rubini, Christian, se prende metà la sua non riesce a fare il punto, ma non è adesso impossibile per Bascio. Tantini però è pronto, quindi andiamo a vedere il buon Tantini che gioca la quarta di mano, cioè l'ultima. Ne ha ancora uno Rimondini, contrariamente a quanto detto prima, non sono più capaci di contare neanche fino a 4. Nel frattempo Bascio conquista di nuovo il diritto alla bocciata e quindi noi andiamo a vedere la bocciata di Bascio. Bascio 53 e questi zero, un altro mezzo. Andiamo a vedere Tantini 53-32, Tantini 61-45. Tantini fa 4 di nuovo, si porta a 65-45 sul 3, sul 2 59-18 per la coppia del Budrio, 65-45 per Magic, sull'1 invece il punteggio è 53-32 per Bascio del Magic nei confronti di Rubini, quindi due partite dove sono avanti i due singoli, no, uno del Magic e uno, tutti e due quelli del Magic, mentre invece nella partita coppia è un vantaggio abissale della coppia. Buongiovanni Pasquali. Sul 2 Sacchetti con un punto non semplice, ma la direzione non mi sembra quella giusta, se e infatti lascia il punto al suo avversario, il quale adesso ne ha un'altra per magari tentare un realizzo di due sponde. Niente da fare, andiamo, siamo tutti in stand by, andiamo però sull'uno dove Bascio sembra pronto a giocare l'ultima biglia di mano, poi il suo avversario ne avrà due per chiudere la stessa. Buona anche questa di Bascio. È bella Max, bravo!
Rubini ne ha due adesso. Su due vediamo che Buon Giovanni tenta il realizzo, ma prende abbondante la biglia e quindi non la prende piena come avrebbe voluto. Adesso la bocciata ci va Pasquali, 61-18. Però prima di Pasquali c'è l'effetto di tiro d'effetto di Rubini. Gran bel tiro, 10 punti di colore, bravo. Andiamo a vedere subito la bocciata di Pasquali. Aquila 2 73 a 18. Sull'1 c'è da misurare per vedere se sono 10 o 6 dopo il bel tiro di Rubini. Sul 3 invece Tantini gioca l'ultima, poi ne avrà una, ne avrà una Rimondini per risolvere il problema. Però Rubini è pronto alla bocciata sul 38-53. La bocciata, salvo, non è pro, non è produttiva. Andiamo sul 2, dove Buon Giovanni va di calcio sulla biglia rossa, se capisco bene le sue intenzioni. Va sotto troppo, non conclude, toglie la biglia sì, ma non fa il punto, ma non fa punti. Adesso Meloni tenterà lo stacco della biglia bianca, hanno uno svantaggio di 45 punti che sono un'enormità, porta via la biglia bianca e noi andiamo sull'1 a vedere le due sponde che diventeranno 4 sponde di Rubini. Deve mettersi sotto a pallino un pelo corta. Tantini alla bocciata, 67-45 per lui. Nulla di fatto anche in questo caso, in questo caso non anche, 67-45, Rubini sull'1. Forse vuole scherzare sul pallino, riesce nel suo intento. Niente, andiamo a vedere Buon Giovanni. Calcio il pallino, rischiava il colore, quindi una biglia 20, Nicola Sbelloni alla bocciata. Fa 4-24, vediamo Rubini sull'1 che va di spinta, ma secondo me tocca la sponda troppo presto, è riuscito lo stesso a fare il punto con un pizzico di fortuna. Ecco, questa è la definizione giusta, presa di tacco involontariamente. 53-38, andiamo sul biliardo 3. No, aspettiamo la giocata di basso. E gioca l'ultima biglia, quindi
se schiva la sua è buona, altrimenti lo fa anche lui, no, non l'ha fatto di tacco anche lui, quindi va la bocciata Rubini, 38-2, 40-53, vantaggio che è sì importante ma non tale da compromettere l'esito della partita. Bocciata di Rubini di striscio dalla, non fa punti ma la sua biglia gira pericolosamente e allora ne regala 6 all'avversario, 59-38. Adesso sì che il vantaggio è diventato importante. Su 3 Rimondini alle prese con un punto non impossibile, però ne ha 2 l'avversario, credo le ha giocate tutte, quindi vediamo il tiro di Rimondini che è in svantaggio di ben 22 punti rispetto al suo avversario. Dai Marco, dai! Non tocca la sua biglia come avrebbe voluto. Adesso c'è l'ultima, probabilmente tenterà un realizzo là sopra. No, torno a provare. Vediamo sul 2, visto che Rimondini valuta il tiro sul 2, dove Bongiovanni. Facile, facile, tranquillo. Prende il punto, 63-24, un vantaggio che ti fa stare tranquillo anche se non vuoi. Sacchetti, oserei dire che è corta, no, arriva Rimondini sul 3, è la bocciata. A vuoto Rimondini, 67-51, il punteggio rimane invariato. Bascio sull'1. Non prende il punto e gioca l'ultima. Tanto Bongiovanni sul 2. Buona, dai! Non so se ha preso il punto. Sì, a 65 andrà la bocciata Pasquali. Tanto Bascio sull'1, gioca l'ultima. Pasquali sul 2 per 6 punti per chiudere il match. Ne fa 4 di Veneta. Va a 69. Insomma, partita che sembra sinceramente, l'ultima volta che ho detto così all'improvviso ha girato le Nicolas mette, si mette a punto e Rubini va alla bocciata ancora sul punteggio di 59-42 per Bascio. A vuoto anche stavolta, quindi nulla di fatto, stiamo sul 2 perché siamo addirittura d'arrivo per questa partita, 69-24, però il vantaggio di biglia ce l'ha la coppia del Magic.
Andiamo Nicolas. Non prende il punto, quindi che siamo al canto del cigno per questa partita. Sacchetti. Sacchetti il punto lo prende. Adesso toccherà a Buongiovanni, però sul 3 c'è la bocciata di Rimondini che ne ha 57, il suo avversario ne ha 67. Rimondini ne fa due, si porta a 59. Abbiamo un vantaggio di 65-45, in presenza di 2 a 14. Bascio sull'1 che deve prendere il punto, neanche facile. Se tocca pallino non lo fa. Adesso gioca l'ultima. Punto è preso. Dai, forza. La bocciata ci va. Melloni 69-26. Prende l'impallo, nulla di fatto. Allora, panoramica obbligatoria. 62-46 per Bascio su Rubini, 69-26 per Buongiovanni Pasquali su Sacchetti e Melloni, vantaggio di Tantini 69-59 nei confronti di Rimondini, che credo giochi l'ultima di mano perché uno deve essere andato in buca, però visto che sta riflettendo, vediamo il tiro di Rubini che si mette bene dietro al pallino. Siamo in tempo a vedere anche l'arrivo della biglia di Rimondini. Tantini guarda perché se va in buca guarda tu appunto la vostra. Fa il calcio, non tocca là in fondo perché rischia di andare in buco la sua. Calcio a vuoto, ma ne ha un'altra, quindi ha due possibilità. A 71-59 boccia Tantini. Tantini deve farne 10 per chiudere il match. Di 2-73. Diamo Bascio, potrebbe anche farne tanti. A tanti, 10 punti belli davvero. Diamo
tiro alla parte finale, arriva, tocca la bianca, la porta via e mette dentro i 10 di colore. Poi adesso torniamo in diretta perché va alla bocciata. Bascio. A vuoto 72-46, i due singoli del Magic sono avanti 72-46, Bascio su Rubini 73-59, Tantini su Rimondini, mentre invece a coppie 69-26 per la coppia di Budrio, che come vedete ha preso il punto e quindi bastava un punto. 1-0 per Budrio. Tantini adesso deve alla biglia di svantaggio. Bascio da sotto, se la prende scarsa rischia di non farlo, infatti lo lascia. Vediamo Rimondini sul 3, ripeto 1-0 per Budrio in virtù della vittoria della coppia Bongiovanni Pasquali. Tanto Rimondini prende il punto alla biglia di vantaggio, 73-59 per gli avversari. Tantini. Buono, bravo! Buono il tiro di Vediamo il tiro adesso di Rimondini, l'ultima biglia che ha a disposizione, ne fa uno, va a 61, avversario a 73, boccia Rimondini, intanto sul biliardo numero 1, con uno spettatore ravvicinato c'è il calcio di Rubini che non produce effetti. Sul 3 boccia Rimondini. A vuoto Rimondini. Noi andiamo sul biliardo 1 dove ha fatto 4 punti Rubini che va a 50 e va alla bocciata. A vuoto, non pervenuto come bocciatore Rubini. Sul 3 Rimondini che cerca di prendere il punto ma sbaglia il tiro. Adesso gioca la terza, è un errore anche abbastanza banale, ci era difficile il punto da prendere. Di nuovo un altro errore ancora e quindi siamo due errori che non ti aspetti, questi secondo me sono errori che a questo punto potrebbero costare caro a
Tantini ha la possibilità di fare il colore, deve spostare una biglia rossa, va a vedere, andiamo sull'1. Pascio. Rubini. Prende il punto, ma andiamo da Tantini perché siamo proprio nella fase in cui sbaglia il tiro. No. Erroraccio di Tantini. Adesso 10 di colore non si fanno più. Basciu gioca sull'1 e ha fatto 6 punti, 78 a 53. Due punti per chiudere il match. A 0, quindi è ancora in vita la partita. Sul 3 invece Tantini 75-61, ha bisogno di 3 birilli per chiudere, oppure 2 centrali. A vuoto sul 75, però col rimpallo no. 75-61, 78-53, vediamo Basciu. Mette una bella biglia, vediamo Rubini. Di spinta, la biglia rossa alla porta. In fondo Tantini sta cercando di prendere il punto, lo fa. Basciu adesso con 2 più semplice, in un certo punto Basciu è troppo lungo, non fa il punto e quindi adesso gioca l'ultimo, ne lascerà 2 in mano a Rubini. Tira da sotto, scolpisce la rossa per mandare la bianca sul castello, non colpisce niente, ne beve 3 e mette il suo avversario a 78. Intanto Basciu che prova a prendere il punto, prova a difendersi dal colore, visto che Raimondini però ci riprova e noi deve fare il bottino pieno. Niente, vince Tantini 1-1, quindi rimane soltanto questa partita dove c'è Rubini che affronta Basciu. Vai Max! Rubini regala partita a Basciu che comunque era già 78, 2-1 per il Magic Blue Bar nella prima tornata.